vi ricordo che stiamo cambiando sito, allora non più www.letteralmente.info ma www.istitutosoleluna.it. potete scriverci, nuovo indirizzo di posta elettronica, info@istitutosoleluna.it, oppure anche kradio@istitutosoleluna.it. vi ricordo quindi il nuovo sito www.istitutosoleluna.it. prende il posto, o prenderanno, non so se quando state ascoltando questa trasmissione già letteralmente.info non è più esistente, prende o prenderà il posto di www.letteralmente.info. nuovo sito, ripeto, www.istitutosoleluna.it. Il frate del rifugio con Emanuele Cristofori. Emozioni e forti vibrazioni. K Radio è sempre con te. Un aspetto è quello di mantenere le promesse. Perdiamo la fiducia in noi stessi quando per troppo tempo non manteniamo le promesse che ci facciamo. Il 1° gennaio o al ritorno dalle ferie ci ripromettiamo di metterci in forma ed è inevitabile, ci troviamo un anno più grassi ed emotivati che mai. Se vuoi avere maggiore autostima, fai poche promesse a te stesso, falle realistiche e soprattutto mantienile. Un altro punto è quello di porti uno piccolo obiettivo e cercare di raggiungerlo. Molti guru sostengono che per avere successo nella vita bisogna porsi obiettivi ambiziosi. Se per troppo tempo ti sei posto obiettivi che puntualmente non hai raggiunto, darti l'ennesimo traguardo impossibile è la via certa per l'insuccesso. Gli obiettivi funzionano solo se ti aiutano a innescare un virtuoso, in cui ad ogni obiettivo raggiunto segue un premio che ti motiva a raggiungere obiettivi ancora più importanti. Possiamo chiamarlo il piccolo algoritmo del successo. Se vuoi creare anche tu questo circolo virtuoso, smettila di darti obiettivi in cui neanche tu ci credi. Datti un piccolo obiettivo, un obiettivo ravvicinato nel tempo, ma fai di tutto per raggiungerlo. Gli obiettivi che ci poniamo devono essere coerenti con la direzione che vogliamo seguire nella nostra vita. Se non sai da che parte girarti, puoi partire da alcune piccole cose. Un altro punto è quello di cambiare una piccola abitudine. A proposito di piccoli obiettivi, vuoi ritornare a credere in te stesso? Cambia una tua abitudine quotidiana. Smettila di fare quelle cagatone, tipo il cambio radicale dello stile di vita. 1° gennaio non servono a una beata cippa fritta. Scegli una ed una sola piccola abitudine che vuoi eliminare.
cambiare o instaurare, dedicarsi 30 giorni e passa all'abitudine successiva. Per oggi vi saluto, la prossima puntata vi darò altri piccoli consigli su come aumentare la stima in noi stessi. Amore e buona energia, letteralmente Radio Yoga Network. Fa bene al corpo e allo spirito. Sei all'ascolto di K Radio, un'emozione nuova. Dal passato un nuovo presente. KRadio Bologna @gmail.com